Siamo di nuovo qui. Ho deciso per l'impensabile. Recappare l'amplificatore. E poi voglio cercare di capire se posso evitare quel click che si sente sugli altoparlanti quando commuto le cose. Perché è un fastidio, è un fastidio. E quindi ho recappato lui, che è la protezione per le casse acustiche, che è il kit LX372, che si trova su Nuova Elettronica numero 69, descritto bene, e lui usa un integrato e devo dire che non è niente male per come è costruito. Però voglio cambiare questi elettrolitici che ci sono sull'amplificatore di potenza LX139, che trovate su Nuova Elettronica numero 4041, che è proprio in copertina. Recappo lui, verifico un attimo i transistor, solo che per fare questo devo smontare questo e devo tirar fuori tutti questi fili che sono un macello. Io sicuramente mi pentirò, proverò del pentimento. Promemoria video, queste sono le casse d'uscita, questo è l'ingresso dell'amplificatore di destra che va qui e questo è l'ingresso dell'amplificatore di sinistra che va qui. Questi fili sono grossi e rigidi, penso che li leverò dal DIC. No, questo non c'entra un cazzo, questi sono dei fili del cazzo che arrivano da qua dentro. E voi come al solito vi chiederete perché, ma perché io amo questo amplificatore, non si può non amarlo. Ora io ne presi uno costruito da dei miei carissimi amici di Augusta negli anni 90 quando andavo a scuola, negli anni 80 veramente quando andavo a scuola, ed era fatto su questo identico kit LX139 che adoro perché suona benissimo. Io feci delle modifiche su di esso e sono ancora più meglio. Solo che non trovo più le mie schede originali modificate, quindi sto cercando di sistemare questo al meglio per suonarlo e per suonare con questo, eccetera, eccetera. Insomma, una delle caratteristiche di questo amplificatore che ricordo è che montava all'ingresso dei transistor 2N5210 della Fairchild a bassissimo rumore intrinseco, che gli davano una silenziosità mostruosa. In effetti anche lui di per sé è abbastanza silenzioso, se non fosse per questo generatore di fruscio che è il preamplificatore. Solo io che ho qua, ne vedo, dovrebbero essere due, e qua ne vedo uno, 2N5210, ma questo non è un 2N5210, questo è un 2N1484? Che cazzo c'entra? Quindi adesso ne verifico le caratteristiche, le confronto col 2N5210 che ho nei cassettini, ne ho alcuni, e vediamo se è il caso di sostituire o vedere se per caso è stato montato sbagliato da qualche parte. Dovrebbero essere tre, TR1, TR2 e TR3, e invece hanno montato questi. PN2484, ma perché? Mentre lui è l'original. Poi qua abbiamo un BC212A e questo non so cos'è, penso che sia la stessa cosa. E qui invece sono diversi. No, 212 va bene. Ok, indaghiamo. Ok, datasheet del 2N5210, figura di rumore, 2 o 3 dB, ma anche questo qua è uguale, 3 dB a 10 kHz, e quindi siamo lì praticamente lo stesso. Va bene.
Sarò fedele al detto non riparare ciò che non è rotto, quindi procedo semplicemente al recap. Però è molto strana questa cosa, mi dà fastidio, mi dà fastidio. Molto meglio con le saldature rifatte bene e pulite. Ma faccio bene a recappare, perché guardate qui, l'acido che licca dai condensatori. Condensatore abusatissimo. Senza parole. Il bianco per la massa, il nero per il segnale. Saldature di merda e connettori veramente del cazzo. Cioè, guardate che cazzo è venuto fuori. È un'otturazione dentale, non è una saldatura. Che troiaio. Succede che a un certo punto ci si rompe il cazzo. E voilà! Ah, che bel restauro, eh! Veramente un bel restauro, fatto bene. Ora qua saranno cazzi. Il trucco è andare piano, perché sennò bruciate la punta. E poi non premere troppo forte con punte così piccole, perché si spaccano come... Ecco, adesso la punta si è bloccata, ovviamente. E quindi ora andrò fortissimo. Ecco, ti è. Fa fare un culo andare piano. Maledetto, maledetto. Ed ecco fatto, finalmente. Ah. È uno schifo, lo so. Però me ne sbatto, capite? Ah. Ora qua potrei metterci una cornicetta, oppure stuccare e dipingere di nero, ma me ne sbatto. Rimontato, adesso la sorpresa è un rumore di fondo su uno dei due canali e ovviamente non dipende dagli amplificatori.
che sono pulitissimi. Quindi è sempre lui, sempre questo figlio di gran... Ma degli archi elettrici sul relè ne vogliamo parlare? Diretto amplificatore al portatile. Beh, non male. Io lo lascio così. Ho recuperato il vecchio stampato di quello che era il mio amplificatore, che è lo stesso kit di nuova elettronica, LX140, alimentatore. E ho recuperato anche quello che era il mio trasformatore dell'amplificatore, più o meno 40 volt, in realtà ne tira fuori un po' di più, ne tirava fuori circa 42. E quindi ho anche questi condensatori che però sono da 50 volt, sono proprio al pelo. E speriamo che non scoppino, vedremo un po' se durano, vedremo la tensione in uscita. Adesso li monto al posto di questi che erano i suoi originali, uno era spaccato, erano 4 da 2002, 8800 microfarad in tutto, 4400 e 4400, stiamo arrivando a 10.000 e 10.000, diciamo un filtraggio più migliore. Poi metterò anche qualche ceramico che c'era. C'è qui all'uscita, ci sono i ceramici da 100 nanofarad. Insomma, vediamo di fare un alimentatore pulito per i finali e la protezione per le casse con il suo trasformatore. Così teniamo tutto il più semplice possibile. E abbiamo eliminato tutta questa parte, tutta la parte dei controlli, volumi, ingressi, eccetera, di cui non me ne faccio assolutamente niente, perché ho un pre esterno che posso usare per lui. Se non ho sbagliato qualcosa, ho costruito l'alimentatore. Abbiamo una presa filtrata, trasformatore, ponte raddrizzatore, condensatori. Dovrebbe andare. Vediamo se meno 43 volt. Bene, ottimo, come immaginavo. Vediamo dall'altro ramo. Abbiamo un 43 volt, perfetto. Abbiamo un più o meno 40. Ma ora abbiamo 43 volt, 42, 9, 43. C'è questo spinotto che è una cagata. Ed ecco quello che sarà il futuro amplificatore. Alimentazione 220, filtrata. Vabbè, un filtro del cazzo, ma magari si può migliorare. Più o meno 40 volt, 43 volt, più e meno, che alimenta gli amplificatori. Questi sono i finali. Le uscite degli amplificatori vanno all'anti-bump, protezione casse acustiche, le quali vanno alle casse. Funzionerà? Alziamo un po' il volume, non si sa mai, e vediamo che succede. Beh, che dire, più che ottimo. Siamo a più o meno 43 volt, che vuol dire 86 volt sui rami dei laghi di Como. Direi che funziona. Sparo il volume, queste registrazioni sono un po' basse forse. E questo sarà il futuro amplificatore, ora con qualche piccola modifica per aggiungere filtraggio, perché ora se io tolgo, ecco, ho tolto l'alimentazione al computer, giusto per far notare l'assoluto silenzio e la mancanza di soffio di questo amplificatore. Di per sé lui è veramente silenzioso. Che bello, LX140, non mi azzardo a girare la scheda, LX qualcos'altro, protezione casse acustiche, 1190 qualcosa, LX139, una coppia di amplificatori, sono due LX139.
bene, ora però questa musica ha anche rotto. Questo brano si intitola, non lo so, è un 04 dall'album The Dick of the Dog. Cos'è sta roba? Non la voglio sapere. Ma questo è molto bello, questo mi piace particolarmente se lo suonassi. Ecco qua, finito, bellissimo. Bello, quasi quasi lo lascio così, lo monto su una tavola. Alimentazione, protezione delle casse acustiche, amplificatore destro, amplificatore sinistro, finali. E cosa volete di più dalla vita? Un cazzo lucano. Ed ecco come ho pensato il montaggio dentro questo box che era di un alimentatore duale di cui ho conservato il circuito, molto vintaggio, e il trasformatore. Beh, ci entra tutto a filo proprio. Ci entra l'alimentazione della protezione delle casse, il gruppo alimentatore, c'è margine di aggiustamento anche. La protezione e i due canali in piedi con le regolazioni in vista, i fusibili da questo lato, così basta aprire il pannello per sostituire eventualmente i fusibili, e poi questi sopra. Questi purtroppo non c'è modo di metterli dietro, a meno che non li avvito dietro e li faccio sporgere, tanto che cazzo me ne frega. Sì, potrei fare la seguente, potrei lasciarli dietro così. Però le alette di raffreddamento sono orientate in questo modo. Oppure li potrei mettere sopra, da una parte e dall'altra. Però questo però vorrebbe dire fare uscire dei fili da dei buchi. È una cosa che non mi piace molto. Quindi penso che li metterò dietro. Così. E buttana di s***o. Così. Vabbè, insomma, avete capito. Diventa piccolo e compatto e ci entra tutto. Non male, devo dire, non male. Questo lo rifaccio e dietro me ne sbatto. Qui ho montato il gruppo alimentazione. Ora sto facendo questo sandwich di merda per metterlo poi qua. Sto diventando scemo con le misure, con i supporti e con gli attacchi, eccetera. Però è buono, c'è un piano di massa che isola
i due amplificatori, speriamo che funzioni a dovere. E poi si tratterà di mettere dentro lui qui e basta. L'intero gruppo composto da un sistema, diciamo, complesso, formato da cazzo e palle, si è rotto. Si è rotto perché mi sono accorto di un problema. Se io metto i dissipatori dietro, poi dove cazzo li metto gli ingressi? Dove minchia le metto le uscite? Perché questo oggetto ha dei dissipatori oggettivamente enormi. Un tantinello esagerati. Quindi non so come posizionarli. E questo è un problema. È un problema che non riesco a risolvere al momento. Che stavo collegando e pensavo, adesso metto l'uscita delle casse. Dove cazzo la metto? Dove cazzo la metto? E allora qui ha senso fare un'altra cosa. Intanto rimpicciolire questo circuito, perché è enorme, è vuoto. Quindi io questi condensatori li posso spostare qui, magari girati in qualche modo, vedrò. Perché è inutilmente gigantesco, quindi mi occupa tutta questa parte qua. Poi ha senso creare una simmetria, cioè mettere i trasformatori al centro. E quindi mettere i canali da un lato e dall'altro. E a questo punto avrei il mobile bilanciato come peso. E poi per i dissipatori vediamo, effettivamente si potrebbero mettere di lato, avendo vicini i loro amplificatori, creare delle paratie per schermare, anche se questo ho visto che non crea problemi. E vabbè, ne abbiamo rifatto anche il circuito, che era questo. Ed è diventato questo, decisamente un miglioramento in termini di ingombro e dimensioni. Ora devo solo montare un altro paio di cosette e poi vediamo se riesco a fare qualcos'altro. Così qua ci sarà spazio anche per lui, in qualche modo messo qui. Perfetto. E qua rimane spazio per gli amplificatori. Resta sempre il dilemma di come montare i dissipatori, che sono veramente enormi. Insomma, per l'ennesima volta stravolgo e ho liberato il mobile, perché in effetti ha senso mettere il gruppo alimentazione tutto di lato. Sì, ha senso. Perché così lo fisso qua, il trasformatore è quasi al centro, quindi lo prendi in mano... ed è tutto ben bilanciato. Dopodiché posso costruire quella cassetta per mettere i due amplificatori così in piedi, che ovviamente adesso non ci stanno, però con i distanziatori e le placche per isolare mi piace molto l'idea di avere i fusibili accessibili, portana della m***a, i fusibili accessibili davanti. Dal frontale, togliendo il frontale, accedo ai fusibili, perché il frontale avrà solo accensione e due LED, nient'altro. Avrà i due LED della protezione per casse acustiche, che a questo punto potrebbe andare anche comodamente qui. Qui resta spazio per queste cazzo di schede che non ne vogliono sapere di stare in piedi, e metterò così. E qui posso creare una paratia, un isolamento, in modo che la parte alimentazione rimane completamente separata, anche se lui è molto silenzioso, devo dire. E l'alimentazione funziona bene, devo dire. Questo sarà fissato... Caccia la miseria! Questo sarà fissato in qualche modo. Adesso è un po' ballerino, ma inventerò qualcosa. Eh sì, e forse ha senso. Invece questi, io sto pensando di segarli, perché... Intanto questi collegamenti sono fatti a cazzo di cane, le saldature sono inguardabili. Poi ho scoperto che non è stata usata nessuna pasta termica sotto i transistor, sono perfettamente puliti, quindi chi ha montato l'amplificatore ha messo solamente il foglio di mica, come qui, e nient'altro, quindi non c'è conduzione termica. Allora io qua voglio ovviamente smontare tutto,
e possibilmente segare, e ribadisco segare via questo pezzo e questo pezzo, e ottengo due dita e due dita. Ok, quindi due dita e due dita, ottengo un dissipatore così, e qui la stessa cosa, ottengo un dissipatore così. A questo punto ho spazio in mezzo per ingressi e uscita delle casse. Adesso, prima di proseguire in questa che è diventata un'avventura senza fine, ho deciso che è meglio dare una sistemata, perché qua è diventato un troiaio di Wojtyla, anche se in realtà c'è spazio per camminare, come potete vedere. Si cammina abbastanza agevolmente, però farò un po' di ordine. Ci sono i lavori in corso, come forse avrete intuito, e quindi va fatto dello spazio. Ma ecco come è stato montato questo amplificatore. A secco. È stato montato a secco. Anche il transistor sotto era a secco. Cablaggi rifatti. Dissipatori tagliati malamente, ma va bene così. Cablaggi bloccati. Posso anche tirarli. Ed ecco che comincia finalmente a prendere forma. Finali montati, schede collegate ai transistor. Adesso devo solo collegare le alimentazioni, devo fissare questo cage di schede, che non isolerò da questo lato, perché c'è già il case metallico, ma che potrei pensare di isolare da questo lato. Quasi definitivamente montato, ci sono ancora un po' di fili lasciati lunghi, perché qui manca il pannello, manca il pezzo di pannello dietro, ma devo dire che mi piace come è venuto. È modulare, è comodo, qua ci sono le regolazioni per la tensione della corrente a riposo. È ben saldo, ben solido, il gruppo alimentazione è di qua, per ora il coso della protezione delle casse l'ho messo lì sospeso con le fascette, perché mi mancano delle piccole staffe, dovrò inventarmi qualcosa. Questo penzola leggermente, ma è ben solido. Lui potrei metterlo qui, ma non so, vedremo. Sì, potrebbe stare qui effettivamente. Qua ci sarebbe in teoria spazio per una sezione pre, magari più piccolina, magari qualcosa di semplice, un controllo toni piccolino. Ma è venuto l'atroce momento di provare. Io adesso manderò del suono, alzando un po' il volume, magari non al massimo, e ficcherò la spina e vedremo cosa scoppia e come e perché. Terrore, momento di terrore. Ho verificato tutto, tutti i collegamenti, tutto, però la cazzata può sempre capitare. Ovviamente se non ficco la spina non succederà mai niente. Con una mano, notare, tutto a norma. Ora qui io toccherò con le mani. Bene, vediamo di nuovo, proviamo. Wow! Non c'è fumo e funziona! Sono senza parole. Vediamo se c'è una parte di musica un po' più...
purtroppo la musica. Vediamo questo qua. Cosa c'è qui? Si sente piano, ma è l'uscita delle casse che è un po' bassa e queste registrazioni sono forse un po' basse. Però wow, sono discretamente contento, non va a fuoco e funziona. Questi dovrò rifarli. I finali sono freddi. Aggiungiamo un pezzo al puzzo, come direbbe un mio caro amico. Questo oggetto necessita di un preamplificatore. Eccolo qua. Ma questo è un amplificatore, direte voi. Ed è un amplificatore che io ho da... Io ce l'ho da 20 anni questo coso e ho appena scoperto una cosa che non mi ricordavo più. È un Technics... Sterco Integrate. E vabbè, io sto morendo da ridere qua perché non me lo ricordavo più. Praticamente, cioè, sono 20 anni nella mia vita che io vado in giro scrivendo sterco ovunque. Ovunque c'è la possibilità di scrivere sterco. Ecco qua. Ed è pure fatto molto bene, devo dire. Oddio. Insomma, ma questo è un amplificatore, direte voi. Beh sì, lo era, finché non si è bruciato l'amplificatore. E allora io ho fatto una piccola modifica. Apriamo e vediamo. C'è un pochetto di polvere, ma proprio un pochettino. Ecco qua, c'era montato l'integrato che faceva da amplificatore di potenza, che io ho estratto
e all'ingresso dei piedini dell'integrato dove entra il segnale io gli ho saldato due bei cavi, e quindi questo coso prende l'ingresso, anzi l'uscita, questa è l'uscita preamplificatore che andrebbe al coso lì, all'amplificatore di potenza. L'ingresso dell'amplificatore di potenza, cioè l'uscita della parte pre, la mando fuori e a questo punto la mando a lui. Così io posso usare il controllo dei toni, loudness, tutte queste cose qua, CD, tuner, phono, tape e tutte queste cagate. Bilanciamento, mi ricordo che era molto silenzioso, e soprattutto gli ingressi che posso usare. Adesso gli do una pulita e dopodiché lo collego e vaffanculo. Ora che lo abbiamo pulito, diciamo così, tolta la polvere, vediamo subito se fa del fumo oppure no. Quindi io accendo la spina e accendo subito, ecco. E lui non fa una piega. Abbassiamo il volume. E a questo punto io spengo tutto tirando la spina. Collego lui a lui e lui a lui, lui a lui e lui a lui. E ora riaccendiamo. Io alzo il volume, non si sente niente. Vediamo se questa cosa ha un senso. Perché io vado in play e vediamo un po' che cazzo succede. Sì, CD. Ah, funziona. Wow. No, devo alzare intanto il volume del computer e poi ora sì che ci siamo. Bilanciamento un po' scratchy, va bene, qua nulla che un po' di pulisci contatti non possa risolvere. Controllo dei toni che funziona, controllo dei bassi comunque tutto inutile perché già suona bene senza controllo toni. Ricordiamoci il loudness insostenibile. Bene, questi non servono un cazzo, funziona. Bene. A questo punto il sistema è completo, ho gli ingressi, ho un pre silenziosissimo, vuol dire veramente silenzioso, tape, sono due oggetti anziché uno come era lui. Lui era uno ma creava così tanti problemi che adesso sono diventati due e non creano più nessun problema. Sapete che c'è? Che purtroppo non posso farvi sentire questo perché è sotto copyright e quindi succede che si sente meglio senza il pre, quindi questo pre ha qualche problema, è un po' cupo, quindi lo mando a fanculo, probabilmente va recappato anche lui. Questi condensatori avranno 30 anni e può darsi che ci sia qualche problema. Eh sì. Però si sente meglio diretto. Quindi io lo lascerò diretto. Cioè così si sente veramente bene. Non posso amplificare molto, ma mi devo accontentare.
Lui si sente cupo. Deve essere successo qualcosa. Comunque non lo accendo da 20 anni e più, e quindi probabilmente si è incupito. Questi condensatori si sono incupiti. Io non so perché, però mi ricordavo che lui suonava veramente bene, ma sicuramente non mi metterò a recappare questo stronzo, anche se devo dire che sono pochi, pochi condensatori. È probabile che un recap possa aiutarlo, ma questo può darsi che lo vedremo in un prossimo video. Peccato, volevo gli ingressi e invece ottengo il nulla.